Per la prima volta abbiamo su queste pagine l'intervista a Elena Biolcati. Io, come dicevo, Elena, fuori onda, sono davvero contenta ed onorata perché la seguo da fan da parecchio tempo, quindi è bello poterla intervistare di persona. Ciao Elena, benvenuta. Silvia, buongiorno a tutti. Parliamo di questo stage che ci sarà appunto a Carrara 9, 10, 11 luglio. Manuel mi ha raccontato che sarà appunto dedicato a Sindrome da Musical. I performer che parteciperanno saranno poi scelti per salire sul palco il 12 di luglio, sempre a Carrara. E quindi penso che tu ti occuperai della parte vocale. Certo, non è il primo stage che facciamo in questo senso. È un'idea che ci è venuta proprio perché parlando di stage diciamo sempre che quello che non si può mai insegnare agli allievi è un discorso di esperienza, no? Sì, di Quindi palco. il fatto di mettere insieme appunto lo stage, quindi con la preparazione rispetto a tutte le materie, canto, recitazione, danza, insomma diventa molto più importante salire poi su un palcoscenico e mettere in pratica quello che si è studiato, quello che si è sentito durante lo stage, perché una cosa è sentire le cose raccontate, poi un altro conto invece è viverle di persona e quindi anche in questo caso a Carrara riusciremo a fare questa cosa molto bella. Sono d'accordo. Manuel mi ha raccontato che appunto dipende poi dalle qualità, dai talenti delle persone che si presenteranno e poi si sceglierà come usarli, tra virgolette, all'interno dello spettacolo. Che cosa chiedete ai performer che vengono? Diciamo che ogni stage è diverso, come diceva giustamente Manuel, si presentano persone di preparazione differenti e quindi noi cerchiamo sempre di adattare quello che viene fatto, quello che viene insegnato a uno stage rispetto appunto al livello di preparazione delle persone. Quindi ogni volta anche per noi è una. Pronto? Era caduta la linea. Mi stavi dicendo appunto dipende appunto dalle persone che si presentano. Sì, nel senso che noi adattiamo un pochino il nostro percorso di insegnamento a seconda delle persone che si presentano, del loro livello di preparazione, insomma, quindi ogni volta è un po' una sorpresa anche per noi e dobbiamo da subito capire come impostare il lavoro che faremo. Certamente, essendoci circa 50 persone, da quello che ho sentito, Però. veramente un'affluenza incredibile. Non potremo portarli tutti in No. scena, ma verranno scelti tra queste 50 persone quelli più meritevoli. Certo, comunque tutti faranno lo stage proprio dedicato a Sindrome, solo a Sindrome. Sì, esattamente. Tra l'altro Sindrome da Musical viene anche dalla tua penna. Sì, infatti, è nato veramente un pochino così, come un gioco, si parlava di qualche anno fa, perché tra l'altro Sì. questo credo sia ormai il quarto anno, se non mi sbaglio, di Sindrome, ma è nato un'estate dicendo, ma mettiamo in scena qualche cosa, Silvia e Emanuele parlavano di questo, con Andrea, con Angelo, e quindi mi hanno chiesto di scrivere qualcosa, io mi sono divertita, perché devo dire che ho scritto chiaramente attingendo da quello che conoscevo di loro, del loro modo di essere, dei loro caratteri, quindi è stato molto divertente. Poi, vedendo insomma che questo spettacolo veramente piaceva molto, l'abbiamo modificato, l'abbiamo cambiato Sì, è nel tempo, infatti è abbastanza diverso dalla prima vero. versione. Io le ho viste tutte e due, per cui confermo. Ci sono dei nuovi performer che sono tutti amici di Manuel. Tu li conoscevi? Non ho capito, I scusa. nuovi performer che sono comunque tutti amici di Manuel, che sono entrati nel cast, tu li conoscevi già? Sì, assolutamente. Insomma, sono anche loro amici. Forse l'unico che ancora non conoscevo è stato Andrea Casati nella versione dell'anno scorso, ma che avevo conosciuto così al Gala del Musical che avevo organizzato a Milano. E,
tutti gli altri, sì, siamo amici da molto tempo. Quindi hai giocato facile, insomma, con loro, li conoscevi. Sì. Ecco, come mai secondo te uno spettacolo con questa formula piace così tanto? Ma forse perché è molto, a parte che appunto essendo anche un omaggio al musical, un pochino si ritrovano i brani più famosi, più importanti, ma poi perché è molto divertente. Silvia e Emanuele hanno veramente una grande intesa, sì. E quindi giocano in maniera molto complice, ne viene fuori insomma una bellissima ironia, uno spettacolo molto divertente, dove poi veramente c'è di tutto, c'è anche del grande talento, perché loro sono performer straordinari, tutti dal primo all'ultimo. Sì, vero. E quindi credo che sia un insieme di tante cose per cui lo spettacolo funziona e piace molto. Ecco, è una domanda che esula un po' da questo, però visto che ho con noi Elena Bioccati vorrei proprio fartela. In questo periodo di talent, dove vediamo giudici bravi, un po' meno bravi, talenti, meno talenti, secondo te cosa deve avere un performer oggi per poter sfondare in questo mondo? Perché adesso ci sono tante scuole, tanti stage molto belli, ma personalmente cosa deve avere in più? Deve riuscire ad essere molto bravo in tutte e tre le discipline, chiaramente che non è semplice perché in Italia non c'è questa cultura, cioè è abbastanza giovane come discorso, non c'è questa cultura americana, inglese e comunque anche tedesca per esempio, di preparare i ragazzi, di inserirli già da piccolissimi in un mondo fatto di arte, che però è intesa proprio non a senso unico, cioè non solo per la danza, non solo per il canto, non solo per la recitazione. Loro studiano e lavorano su tutto, quindi chiaramente si creano già da subito dei piccoli performer, e ci sono veramente bambini straordinari. Noi, non avendo questo tipo di cultura da sempre, stiamo un pochino arrancando in questo senso, sì, quindi troviamo soprattutto una preparazione o sul canto, o sulla danza, o sulla recitazione. Chiaramente un performer deve riuscire ad essere molto bravo in tutte e tre le discipline. Io infatti mi sono sempre chiesta, fare Mary Poppins in Italia sarebbe veramente difficile trovare due bambini? Ma non è semplice, no, assolutamente. Devo dire che negli ultimissimi anni molte scuole, lo vedo, insomma, si stanno muovendo in questa direzione, per cui forse cercando comunque li troveremo, anche perché poi è difficile anche per un altro motivo, perché i bambini non possono lavorare sì, tutti i giorni, quindi ci vuole del cambio. Più bambini per ogni ruolo. Sì, infatti. Però insomma, secondo me cercando a oggi si trovano. Evviva. Bene, quindi l'appuntamento, quello più vicino, quello più pressante, è il 9-10 luglio, lo stage con Manuel Frattini, Silvia Di Stefano, Andrea Verzicco, Elena Bioccati, e poi il 12 luglio a Carrara, Sindrome da Musical. Io ringrazio Elena per essere stata qui con noi e spero di risentirti presto. Grazie mille a te, Silvia, un saluto a tutti quanti. Ciao, grazie.